Che cosa è successo a questa 21enne modella di Nagoya quando si è recata a casa di questo uomo? Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo video, un nuovo video True Crime. La storia di cui parleremo oggi ci porta ancora una volta in Giappone. Le informazioni che ho raccolto in questo video le ho raccolte dopo aver visionato due video in giapponese e soprattutto perché ne ha parlato ormai la mitica Claudia, che trova sempre questi casi estremamente peculiari. Questo è un altro di quelli di cui non avevo mai sentito parlare, che però è veramente interessante, e si tratta del caso di quella giovane modella uccisa a Nagoya. Questo caso è accaduto nel 2011. Nelle prime ore del mattino, un uomo si è presentato al commissariato con un coltello sporco di sangue. Il suo nome era Tamba Yuji e aveva 45 anni all'epoca dei fatti. Questo uomo porgerà il coltello alla polizia e dirà: l'ho uccisa con questo. Nella sua macchina parcheggiata di fronte alla stazione di polizia, sul posto passeggero, la polizia troverà il corpo nudo di una ragazza coperto da un asciugamano. Yuji dirà: questa è la vittima. La polizia riuscirà ad identificare l'identità di questa ragazza grazie al libretto universitario di quest'ultima. Questa ragazza verrà definita A. Era una studentessa universitaria di soli 21 anni ed era anche una modella di Nagoya. All'inizio di agosto Tamba si era rivolto proprio a un'agenzia di modelle di cui appunto questa giovane ragazza faceva parte. Questo uomo si era presentato sotto mentite spoglie e diceva di essere il rappresentante di una ditta chiamata Power Plant. Questo uomo aveva detto di voler aprire un centro massaggi e di aver bisogno di una modella immagine per preparare una brochure per promuovere dei massaggi per il viso. In realtà dovete sapere che Tamba aveva già contattato più di 10 agenzie di modelle prima di contattare questa. Tuttavia, quando queste agenzie le hanno riferito che questa modella sarebbe andata con un membro dello staff, spesso definito Tsukibito, appunto Tsukibito, la persona che ti accompagna, Tamba aveva detto di non averne bisogno. Quindi l'agenzia di cui anche A faceva parte aveva tra i suoi membri anche degli attori famosi, delle modelle e dei modelli un po' di tutte le età. A era iscritta nella filiale di Nagoya. Molto spesso capita che le giovani modelle come lei fanno questo lavoro in modo part time, nel senso che continuano per esempio la loro attività scolastica, come può essere quella che stava svolgendo questa ragazza A, quindi la loro carriera appunto universitaria, e allo stesso tempo, anche per mettere da parte alcuni soldi, svolgono anche l'attività di modelle. Quindi lei sostanzialmente, quando le venivano offerti dei lavori, lavorava, altrimenti studiava. Questa agenzia, un po' come molte altre agenzie, è una specie di standard, non prevedeva che queste ragazze potessero accettare dei lavori il cui shooting si svolgeva all'interno di abitazioni private. Potete immaginarne il motivo. Tuttavia, Tamba aveva spiegato senza alcuna esitazione quale era la tipologia del suo business e anche le dimensioni del negozio. E per questo motivo ha creduto che si trattasse di una cosa anche seria. Tra l'altro, si era anche premuto di andare a verificare anche l'esistenza di un sito web per questa attività. Ovviamente non vi era un sito web, e a queste domande del responsabile Tamba ha prontamente risposto che il sito era ancora in fase di costruzione. Per questo motivo, oltre a ciò, l'agenzia non ha più indagato. Tamba ha quindi provveduto a richiedere delle foto delle possibili modelle presenti in quell'agenzia. A questo Tamba sono arrivate le foto di 5 candidate. Tra queste 5 ragazze, Tamba indicherà A, che diverrà purtroppo la
sfortunata vittima di questo caso. Come vi dicevo, A aveva iniziato a fare dei lavori da modella una volta che era entrata in università. Aveva fatto lavori per riviste, alcune apparizioni nelle TV locali, aveva fatto anche da hostess alla reception di un party, sponsorizzato peraltro da un marchio famoso, e quindi il suo lavoro non si limitava a quello della semplice modella, ma faceva veramente una serie di attività anche inerenti alla professione di modella, dove vengono richieste delle ragazze giovani di bella presenza. A accetta il lavoro propostole dall'agenzia e il 10 agosto del 2011 alle ore 14 A si presenterà al luogo di quell'appuntamento da sola. Questa ragazza doveva incontrare Tamba alla stazione di Aochinomiya di Nagoya. Poco prima di questo appuntamento, tuttavia, A riceverà una telefonata proprio da quest'ultimo, proprio da Tamba, che la avvertirà che avrebbe avuto una mezz'ora di ritardo. Chiederà alla ragazza di portare una camicia bianca e dei jeans. A aveva un suo blog e scriverà esattamente un'ora e mezza prima di perdere la vita: tra un po' vado a lavorare, non vedo l'ora. Come potete immaginare, per lei anche questo era un lavoro importante, uno shooting che per lei era una cosa seria, perché magari si sarebbe aspettato che la sua immagine sarebbe circolata di più, e forse in qualche modo così è stato, ma certo non nel modo in cui avrebbe voluto. Spostiamoci adesso alle ore 14:30. A incontrerà Tamba alla stazione nella sua vettura e assieme si sono diretti nel luogo delle riprese, impiegandoci una ventina di minuti. Tuttavia, questo posto era proprio la casa dove viveva questo uomo. Non era un centro massaggi da aprire o tantomeno l'ufficio di una ditta. Come potrete immaginare, questa ragazza era piuttosto sospettosa. Tuttavia Tamba, grazie alla sua parlantina molto abile che già aveva utilizzato per riuscire a ingaggiare questa ragazza per questo lavoro nella sua agenzia, riesce a persuaderla ad entrare in casa. Tuttavia, una volta superata la soglia, Tamba la assale, le legherà le braccia e la minaccia facendole vedere un biglietto con su scritto: farai delle riprese nuda, stai calma per un paio di ore e non ti accadrà nulla. In queste due ore fai quello che ti dico e puoi tornare a casa, non ti ucciderò. Tuttavia, se proverai ad urlare, taglierò la gola. A, come legge questo biglietto, ha iniziato subito ad opporre una furiosa resistenza ed inizierà anche ad urlare. A quel punto Tamba, preso dal panico, le pianta il coltello con forza nel cuore e la farà fuori. Lascerà il suo corpo per qualche ora all'interno di questo appartamento. È stato soltanto quando è venuta la sera che Tamba chiamerà a casa dei suoi, dove risponderà la sorella minore. Tamba confesserà alla sua sorella che voleva morire. La sorella, come potrete immaginare, dopo aver sentito queste parole, ovviamente si preoccupa e per questo motivo sceglie di andare a casa di questo suo fratello per poter verificare che cosa stesse succedendo. Tuttavia, quando la sorella arriva, Tamba non c'era. Al primo piano, sul pavimento, la sorella scoprirà delle gocce di sangue. Subito si era preoccupata del fatto che magari il fratello si era fatto del male. Sceglie quindi di andare alla polizia e fa denuncia di scomparsa, richiedendone appunto la ricerca da parte delle forze dell'ordine. Alle 4:45 del giorno seguente, esattamente l'11 di agosto, come vi ho detto all'inizio, Tamba si presenterà alla polizia confessando l'omicidio e verrà quindi preso in custodia. La cosa forse più spaventosa è che Tamba non si è presentato alla polizia, probabilmente per via dei suoi sensi di colpa, ma lui, quando ha fatto fuori quella povera ragazza, ha subito pensato a come potersi sbarazzare di quel corpo. Inizialmente aveva pensato di gettarla tra le montagne e per fare questo aveva anche ipotizzato di sventrarne il corpo. Aveva fatto alcuni tentativi, sull'addome infatti erano visibili dei tagli, dei tentativi appunto di smembrare questo corpo. Tuttavia in seguito si è reso conto che l'agenzia di modelle non solo conosceva il suo vero nome, ma pure il suo indirizzo, e per questo motivo Tamba ha capito che per lui ormai non c'era più nulla da fare. Anche se si fosse infatti liberato del corpo, non poteva più sfuggire, la polizia lo avrebbe sicuramente ritrovato.
e proprio per questo motivo sceglie di mettere il corpo all'interno della sua vettura e andare direttamente alla polizia a costituirsi. Il corpo di E presentava appunto questa ferita al collo con la quale l'ha fatta fuori, e anche la parte danneggiata sul ventre era una cosa estremamente pietosa. Tamba è stato quindi arrestato sul posto, accusato di omicidio, tentato abuso sessuale, vilipendio e abbandono di cadavere. Il primo di ottobre di 2012, presso il tribunale di Nagoya, si è aperto il processo. Tamba ammetterà le accuse per la maggior parte, ma negherà lo scopo dell'abuso sessuale, quindi i punti attorno al quale vertirà questo processo, lo scopo, la premeditazione e il grado nell'intenzione di uccidere. E qua mi rivolgo anche a voi. Pensate che l'avrebbe fatta fuori se non avesse urlato? L'avrebbe risparmiata? Fatemelo sapere anche qui sotto nei commenti. Ma andiamo avanti adesso con questo caso. Per la polizia era più che chiaro che lo scopo era la premeditazione con scopo di abuso sessuale, e l'uccisione era stata motivata dal fatto che non parlasse e quindi aveva una forte intenzione di farla fuori. Per la difesa, invece, nega lo scopo dell'abuso sessuale e sostengono che abbia reagito senza pensare alle urla di A, finendo per pugnalarla, ma che non aveva intenzione all'inizio di ucciderla. E secondo l'accusa, la pena più adeguata sarebbero stati 18 anni di carcere. Il 15 ottobre del 2012 il tribunale condannerà Tamba a 27 anni di prigione, con la motivazione di crudeltà estrema ed egoista, premeditazione dell'assalto sessuale e, per quanto riguarda il grado di intenzionalità nell'uccisione, dichiara che non aveva questa forte intenzionalità, dato che praticamente con un solo colpo l'ha fatta fuori, non si è infatti accanito a pugnalarla, eccetera, eccetera. Sì, dopo le ha fatto delle lesioni al ventre, ma con la motivazione di smembrare quel corpo. Però ecco, appunto, non è stata riconosciuta questa forte intenzionalità nell'uccidere appunto questa ragazza. E in ogni caso le verranno dati 27 anni. La famiglia non è rimasta contenta di questa condanna, perché secondo loro, quando Tamba esce, tornerà nuovamente a commettere degli atti del genere. E la domanda secondo loro è: ma chi è che se ne prenderà la responsabilità? Questo perché appunto c'è la credenza, in realtà l'abbiamo anche sentita in altri casi, che si finisce per credere che magari una persona che già in passato ha commesso degli abusi sessuali molto probabilmente ne commetterà nuovamente anche in futuro, nel momento in cui le ne sarà data la possibilità. Il 13 di agosto si svolgerà il funerale di questa povera ragazza A. A questo funerale hanno partecipato ben 300 persone tra amici, familiari, conoscenti. L'agenzia delle modelle dichiarerà che non è insolito che questa tipologia di modelle, appunto non full time, finiscano per andare da sole alle location di alcuni shooting, e che il compito dell'agenzia è solamente prendere le telefonate e formare questa connessione, appunto fare gli appuntamenti, eccetera eccetera. E rilascerà un commento piuttosto infelice in cui sembravano non prendersene alcuna responsabilità. D'altra parte, casi del genere non erano mai accaduti. Quello che dicono è che non hanno avuto un'adeguata gestione del rischio. Passiamo adesso a parlare di Tamba. Chi era questo uomo e quali sono state le motivazioni che lo hanno portato ad agire in questo modo? Tamba era un uomo solitario, viveva da solo e non aveva alcun rapporto con i vicini. Aveva perso il proprio padre da giovane e aveva una sorella maggiore ed una sorella minore. Sulla porta della sua casa aveva un'insegna sulla quale era scritto: Associazione Taekwondo, sessione Ichinomiya. 3 anni prima aveva messo una serie di annunci sui giornali locali in cui diceva che appunto lui svolgeva appunto dei corsi di Taekwondo appunto nelle scuole elementari.
poi comunque si è risolto in nulla praticamente. Tamba, fino a poco prima dei fatti, viveva in casa anche con la madre. Tuttavia, dato che spesso aveva alcuni problemi anche con la polizia, sembra che la madre alla fine abbia scelto di andare a vivere con la figlia minore. La prima volta che questo uomo è stato arrestato dalla polizia è stato nel luglio del 1999, quando aveva 33 anni. Tamba si era introdotto nella casa di un insegnante delle elementari. Tuttavia, un vicino lo aveva visto entrare e quindi ha avvisato subito l'insegnante, che prontamente è andata a controllare con il figlio maggiore e lo hanno visto che scendeva le scale dal primo piano verso il piano terra. Quindi lo hanno bloccato e poi in seguito è arrivata la polizia che lo ha arrestato per sospetto di furto. Il secondo arresto invece è avvenuto nel settembre del 2001, quando Tamba aveva appena iniziato a gestire uno studio chiropratico e aveva messo un annuncio per cercare una receptionist. A questo annuncio aveva risposto una casalinga di 27 anni, che appunto si era presentata per un colloquio. Tamba le disse che voleva realizzare un nuovo servizio di massaggi per far sì di riuscire ad avere una kogao e quindi un viso più piccolo. Kogao è infatti formato dalla parola ko, che vuol dire piccolo, e kao, praticamente poi messi insieme va letto gao, e quindi kogao, la faccia più piccola. Questa tipologia di massaggi in realtà è molto comune in Giappone e molto spesso a molti stranieri fanno i complimenti giapponesi per avere la faccia piccola, quindi diciamo che nell'immaginario di molti giapponesi questa risu no kao, se vogliamo, la faccia diciamo ideale, è proprio piccola, perché se avete una faccia piccola il corpo risulta molto più proporzionato. Scusate questo piccolo dettaglio culturale, però molto spesso vi può capitare che magari dei giapponesi, quando vi capiterà un giorno di andare in Giappone, vi possano venire a fare dei commenti e complimenti proprio sulla grandezza della vostra testa. Tamba dirà a questa donna di aiutarlo a preparare questo programma appunto di massaggi e la fa sdraiare sul lettino, coprendole gli occhi. Successivamente l'attaccherà sessualmente. La signora lo andrà subito a denunciare alla polizia, che lo arresta. Tamba negherà questa accusa, ma la polizia, sospettando che avesse potuto avere dei comportamenti simili anche nel confronti di altri pazienti che magari non hanno denunciato il fatto, ha scelto di perseguire la questione. Il 23 maggio del 2010 avverrà il terzo arresto. Nel dicembre del 2009, verso le 6:20 della mattina, Tamba entra in un convenience store dove lavoravano due ragazze e si abbassa i pantaloni di fronte a queste due. Tamba verrà quindi nuovamente arrestato per atti osceni in luoghi pubblici. Il quarto arresto si avrà nel luglio del 2011. Tamba si è recato in un locale dove ha consumato degli alcolici e anche mangiato qualche snack per un totale di 4.400 yen, una cosa come 37 euro. E a un certo punto dirà alla proprietaria 42enne che voleva farle delle foto perché la trovava molto bella e che aveva la macchina fotografica nella sua vettura. In realtà Tamba esce e cercherà di scappare, tuttavia viene catturato ed arrestato. Questa volta verrà denunciato perché non voleva pagare. Quindi capite bene come Tamba aveva una fedina penale di 4 arresti già prima dell'omicidio di questa ragazza A, e magari chissà, ci possono anche essere stati altri comportamenti che vuoi o non vuoi non sono mai stati denunciati. Come potete immaginare, dalla gente era considerato un vero e proprio piantagrane, un delinquente abituale che andava nei ristoranti a mangiare e poi si rifiutava prontamente di pagare, una personalità senza un benché minimo briciolo di onestà, e tutti ne parlavano all'unisono come una persona con tanti problemi. Per tutte queste ragioni, la famiglia di A non è rimasta soddisfatta, del fatto che questo uomo, alla luce di questo suo passato,
non sia stata data la pena capitale probabilmente e il tribunale abbia scelto di dargli solamente 27 anni. La famiglia inoltre farà anche causa all'agenzia delle modelle per il comportamento che ha tenuto in questa situazione e richiederà un risarcimento danni pari a 100 milioni di yen. Il risultato sarà che il tribunale di Nagoya porterà ad un compromesso tra le parti dove l'agenzia finirà per pagare una somma stabilita appunto in questo compromesso alla famiglia, farà le scuse e si impegnerà a fare proprio una specie di training interno all'agenzia per far sì che non accadano mai più degli incidenti come questo. Renderà anche pubblici questi sforzi appunto per garantire la sicurezza. Ragazzi, questo caso mi ha ricordato particolarmente un caso che abbiamo già trattato in passato su un fotografo coreano. Anche qui c'è stata una persona, una svista che qualcuno ha finito per fidarsi di qualcun altro e poi la storia ha avuto veramente un risvolto estremamente tragico. Questo caso, in realtà, oltre al caso del fotografo coreano, lo possiamo anche collegare in qualche modo anche a quel caso avvenuto in quella banca in passato. Vi ricordate? Vi lascio anche il video in cui questo uomo si era introdotto sotto mentite spoglie. I capi, evidentemente, almeno i manager che lavoravano in quella banca all'epoca, gli hanno dato fiducia e ha finito per fare una strage, facendo fuori una cosa come 20 persone. Quindi diciamo che la fiducia è veramente qualcosa che va guadagnato e quando si incontrano delle persone per la prima volta è veramente importantissimo che, nel senso, si prendano delle distanze e si osservi bene magari tutto quello che ci sta attorno e quello che possiamo notare, perché non sappiamo realmente chi andiamo a incontrare e può essere estremamente rischioso, anche se la vostra agenzia magari vi manda, mettete il caso che siete delle modelle, a fare uno shooting in una location dove voi non siete mai state, con delle persone che non conoscete. Anche a me è capitato più volte di farlo, non è che sempre c'avevo lo zucchibito, anche perché di solito se c'hai lo zucchibito, che è questa persona che ti accompagna, molto spesso finisci per dover andare allo shooting prima, perché prima ti devi vedere con questa persona, poi bisogna andare insieme allo shooting e io quindi spesso scelgo di non farlo, però ovviamente magari non mi è mai capitato di fare questi lavori con una sola persona, cioè magari io mi sarei già lì un po' insospettito. Però davvero, ragazzi, bisogna stare veramente attenti perché casi come questo sono veramente tristi e spero davvero che non succedano mai più. Io spero che l'agenzia si sia scusata per aver detto quelle parole orribili, del fatto che non volesse prendersi alcuna responsabilità, perché penso che da parte dell'agenzia sia veramente un comportamento vergognoso. E so che questa agenzia esiste tuttora, non vi dirò il nome, ma il fatto che ci siano stati dei manager che abbiano lavorato in questo modo mi fa alquanto schifo e spero che almeno queste persone siano state licenziate. Anche se non ne sono così sicuro, visto il messaggio che hanno lasciato passare. In ogni caso, volevo anche aggiungere a fine di questo video anche la riflessione che anche Claudia in realtà ha riportato nel suo video, però che uno dei video appunto che ho visto in giapponese ha fatto, che proprio parla di questo discorso della fiducia. Perché se da una parte è un bene il fidarsi delle persone magari anche che conosciamo meno, da un altro punto di vista bisogna stare molto attenti, come vi dicevo. Soprattutto adesso che molte trattative, alle volte si fanno appunto questi colloqui magari per telefono, via Zoom, e se è vero che da una parte non si può essere sempre sospettosi, dall'altra bisogna fare veramente attenzione e soprattutto non andare mai soli se non si tratta di lavori magari per ditte grandi o posti all'aperto che già si conoscono, diciamo, e fare magari attenzione che ci siano altre persone presenti fuori dalla stanza o comunque all'interno della stanza stessa dello shooting, colloqui, eccetera, eccetera. Ragazzi, questo era il caso di oggi. Io spero davvero che questo caso vi sia piaciuto. Se questo caso è stato di vostro gradimento, vi chiederei gentilissimamente di lasciare un mi piace e spero davvero di incontrarvi al prossimo video. Un ciao da Seba.